Siamo in compagnia di Maurizio Condipodero, presidente regionale del CONI. E il significato della sua presenza qui, in questo giorno di inaugurazione della piscina comunale di Bova Marina, che si trova tra la piscina di Reggio Calabria e la piscina di Ardore. Quante persone raggiungerà e che benefici avranno le persone? Ma innanzitutto era un mio dovere essere qui presente come rappresentante dello sport calabrese. Vengo con molto piacere perché finalmente un'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno non investire negli impianti tradizionali, ma investire invece in impianti, oserei dire, alternativi, ma di grande efficienza dal punto di vista psicofisico. Sappiamo tutti quanti che il nuoto è una disciplina sportiva che riesce a far crescere l'atleta nel modo migliore, proprio perché non è asimmetrico, ma riesce a fare sviluppare gli arti, i muscoli in tutte le sue componenti e in modo molto armonioso. Io mi auguro che venga recepito da tutta la cittadinanza e anche dalle zone limitrofe della città di Bova e con entusiasmo, e che veramente tutti gli sportivi e non frequentino questa località con molto entusiasmo. Che già è una località turistica perché è un bellissimo mare ed è frequentato da molti reggini. Volevo farle un'altra domanda. Su quali fronti lavora il CONI Regione Calabria in questo periodo? In quale battaglia è impegnato? E soprattutto sull'impiantistica sportiva. Devo dire che la situazione regionale langue veramente. Ci ritroviamo di fronte a moltissimi, anzi quasi alla totalità degli impianti che non sono a norma o sono vetusti, sono completamente da rivedere. Quindi venire qua e vedere finalmente un gioiellino nuovo, ristrutturato bene, devo dire che mi dà tantissimo entusiasmo per continuare a lavorare in tal senso. Da tecnico, cosa si sente di consigliare all'amministrazione comunale di Bova Marina per gestire al meglio una risorsa come la piscina comunale? Ma intanto che metta entusiasmo, che invoglia e inviti soprattutto tantissimo la popolazione affinché veramente cominci a frequentarlo in un modo non soltanto disciplinare ma anche come dopo lavoro, e poi cercare di fare rete con tutti i sindaci delle cittadine limitrofe proprio per rendere, ottimizzare completamente l'impianto della piscina. Questo l'appalto per la gestione della piscina è stato vinto dall'ASI. E cosa ne pensa di questa associazione sportiva che dovrà gestire la nostra piscina? Ma sicuramente penso in modo positivo dell'ASI. Io sono certo che quando la Melandi a suo tempo ha deciso di far entrare all'interno delle federazioni sportive anche gli enti di promozione sportive, così come anche le associazioni benemerite eccetera, ha visto lontano, perché effettivamente gli enti di promozione sportiva sono coloro i quali riescono in modo ottimale a mettere a frutto in economia l'impiantistica sportiva, ciò che invece non riesce a fare una singola federazione sportiva, proprio perché la federazione mira solo all'agonismo e non anche al dopo lavoro. E quanto si fa per lo sport a livello regionale? Come sono i fondi regionali di promozione allo sport? Assolutamente zero. È sempre stato così? No, devo dire, c'è una differenza dalla fine al 1999 e dopo il 1999, perché fino al 1999 devo dire che il CONI riusciva a lavorare tantissimo perché aveva gli introiti del Totocalcio. Successivamente alla caduta del Totocalcio, i soldini non ce ne sono stati più direttamente, ma solo indirettamente tramite il MEF, e quindi è stato necessario riprogrammare e rivedere assolutamente il meccanismo del CONI. Quindi adesso il CONI vive soltanto di progetti, e soltanto i progetti che sono finalizzati e che vengono poi finanziati dallo Stato possono avere vigore.